la provincia è stata flagellata dal maltempo, abbiamo visto i suoi uomini impegnati su più fronti, per loro è stato veramente un tour de force. Quali sono gli interventi che avete fatto in generale per proprio portare aiuto alla popolazione e comunque laddove era necessario? Sono stati tre giorni molto difficili. Su Sciacca si sono abbattuti diverse, come si suol dire oggi, bombe d'acqua che hanno causato danni sia da un punto di vista alluvionale immediato, sia poi nel tempo a causa di crolli, cedimenti. Ecco, ricordo il crollo che c'è stato nella zona portuale di Sciacca con due palazzine che sono state rese inagibili e un pezzo di strada che ha avuto dei problemi. Poi ricordo un altro muro che ha avuto un cedimento via Lido, ha avuto un cedimento di una palazzina su un edificio piuttosto elevato e anche lì ci sono una trentina di famiglie che hanno dovuto lasciare l'abitazione in attesa degli interventi. E poi nella zona di Menfi c'è stato un intero quartiere che è stato completamente invaso dalle acque del torrente che è esondato e abbiamo dovuto salvare queste persone che erano completamente isolate nelle proprie abitazioni ai piani più alti. Queste sono purtroppo delle situazioni molto complesse, abbiamo lavorato con molta attenzione insieme alle altre forze, quindi protezione civile, forze dell'ordine, polizia locale, è stato un intervento congiunto, coordinato dalla prefettura, i comuni hanno attivato subito i COC, quindi c'è stata molta attenzione anche perché per fortuna gli allarmi della protezione civile regionale arrivano per tempo e sono abbastanza circostanziati oggi. Quello che chiediamo ai cittadini è di rispettare i divieti che vengono imposti da questi allarmi, perché chiaramente ci aiutano nell'operazione di soccorso, perché poi quando arrivano le bombe d'acqua significa centinaia di interventi contemporanei che non ci si riesce immediatamente a far fronte. Se i cittadini si pongono in sicurezza evitando azioni pericolose come quello di scendere per strada, entrare nelle macchine, cercare di spostare le macchine, stare ai piani bassi e interrati, e lì sono delle situazioni dove potremmo nell'immediato non portare aiuto. Se loro si pongono in sicurezza raggiungendo delle postazioni, dei punti dell'appartamento sicuri, evitano di farsi trovare in mezzo alla strada, poi piano piano si arriva ad eliminare e mettere in sicurezza tutte le situazioni, come è successo a Sciacca. Devo dire che in effetti a Sciacca c'è stata abbastanza attenzione da parte dei cittadini. Siamo a dicembre, si conclude un anno ed è il momento di tirare le somme anche per voi. Sì, un anno molto difficile, molto impegnativo per il personale di Sciacca. Abbiamo iniziato con un'estate con gli incendi estivi molto, molto frequenti, incendi boschivi, è stata un'estate molto lunga e l'inverno siamo passati con le alluvioni, con le famose bombe d'acqua che hanno colpito Sciacca e i paesi limitrofi. Tutti hanno lodato il lavoro dei suoi uomini, in particolare per quanto riguarda l'intervento effettuato nella palazzina del disastro dove si è creata la voragine. Il vostro intervento è stato provvidenziale in quel caso? Sì, il giorno 10 novembre notturno c'è stato questo evento e i ragazzi hanno lavorato benissimo. Siamo riusciti a tirare fuori delle persone che erano in difficoltà, che era crollata la scala. Più avevamo evacuato una palazzina dove era caduto un muro. Cosa pensa un vigile del fuoco quando si trova davanti a un pericolo di questo genere? Perché in quel caso il pericolo non è solo per chi abitava quella casa, ma anche per voi che stavate facendo un intervento. Vabbè, il pericolo noi sì, lavoriamo sempre con prontezza, con molta attenzione, però cerchiamo di dare tutto il nostro apporto alla popolazione che ha bisogno.